Benvenuti al TG Vallo Prima Pagina. Apriamo con la cronaca. Operazione antidroga della polizia di Mazara scatta un arresto, i particolari nel servizio. Operazione antidroga della polizia a Mazara con l'arresto di un pregiudicato mazarese. In particolare, gli agenti della squadra Pegaso hanno effettuato servizi di osservazione e pedinamento in via Potenza nei pressi dell'abitazione dell'arrestato. Scattato il controllo a casa dell'uomo, i poliziotti del commissariato mazarese hanno scoperto e sequestrato 10 grammi di cocaina. Sono stati sequestrati anche tutti gli strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento della droga, oltre a 610 euro. Durante il controllo è stata fermata anche un'altra persona trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente. La vendita della droga avrebbe potuto fruttare all'uomo circa 8.000 euro. Per il mazarese è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Oggi, 26 febbraio, ricorre l'ottavo anniversario dell'omicidio di Don Michele Di Stefano. Nel pomeriggio alle 18 le comunità di Fulgatore e Ummari si ritroveranno nella chiesa di San Giuseppe, nella frazione di Fulgatore, per la messa di suffragio che sarà presieduta dal parroco Don Toni Adragna. La scelta di celebrare nella chiesa di San Giuseppe è dovuta all'ampiezza dei locali che permetteranno una maggiore partecipazione dei fedeli, per la diocesi trapanese. Fulgatore, il sacerdote, è stato parroco per ben 43 anni. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alcamo un 23enne, i particolari nel servizio. Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Alcamo durante alcuni controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il 23enne, che si trovava in una piazza nei pressi del centro storico alcamese, è stato sottoposto ad una perquisizione personale durante i controlli. I carabinieri hanno così trovato alcuni grammi di marijuana e la somma di 70 euro in contanti. I militari hanno poi approfondito i controlli a casa dell'uomo, dove sono stati trovati e sequestrati 25 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto ed accompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo. Nella giornata di ieri, la competente autorità giudiziaria del Tribunale di Trapani ha convalidato l'arresto eseguito dai carabinieri, sottoponendo l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Alcamo, nonché all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Marsala tensioni in ospedale per le vaccinazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Marsala ieri sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa presso l'ospedale Paolo Borsellino. La richiesta di intervento è partita da alcuni medici del nosocomio marsalese che hanno sollecitato la presenza dei militari per alcuni momenti di tensione tra lo stesso personale sanitario e cittadini in attesa di eseguire il vaccino. Le proteste dei cittadini sarebbero scattate a causa delle lunghe attese e delle file interminabili per essere sottoposti alla vaccinazione. Con l'ausilio di un equipaggio della polizia, del locale commissariato e della polizia municipale, i carabinieri hanno riportato la situazione alla normalità prima che potesse degenerare, permettendo così la ripresa delle attività di vaccinazione. Il questore di Trapani, La Rosa, ha emesso quattro avvisi orali nei confronti di quattro persone. Si tratta di una donna, i suoi due figli e il fidanzato, di una figlia, presunti autori di una rissa nel quartiere di Fontanelle Sud, che ha visto coinvolti anche altri due extracomunitari. Al centro della rissa, probabilmente una questione relativa allo spaccio di stupefacenti. La rissa si era conclusa con l'arresto in flagranza di tutte le sei persone coinvolte, con il sequestro di diversi strumenti atti a offendere: una mazza da baseball, un manico in legno di una scopa, un coltello e anche il sellino di una bici.
Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. L'amministrazione comunale di Marsala intende coinvolgere i privati nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, per il quale è previsto un contributo statale di 15 milioni di euro. La proposta progettuale, con significativi risvolti sociali ed economici, sarà realizzata in un'area urbana del centro storico marsalese, compresa tra via Belle Damiani e piazza del Popolo. Questa in particolare sarà al centro di un corposo intervento di riqualificazione al fine di ridarle decoro e rilanciarne la funzione di centro di aggregazione. A tal fine saranno proposte due soluzioni progettuali su cui anche i cittadini saranno chiamati ad esprimere la propria valutazione, volta ad orientare la scelta dell'amministrazione Grillo. Partner del Comune, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, con il quale è stata stipulata un'apposita convenzione per meglio coordinare l'azione di riqualificazione nella zona individuata. Da qui l'opportunità di acquisire due distinte manifestazioni di interesse contenute in altrettanti avvisi pubblicati dall'amministrazione Grillo. Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune lilibetano entro il 5 marzo. Il presidente di Cifa Trapani, Gaspare Ingargiola, ha chiesto un incontro urgente con il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, al fine di trovare una soluzione alle problematiche emerse per le imprese e professionisti che vivono e operano sulla via Bessarione, a seguito dell'apertura da circa un mese del cantiere di lavori per la realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona di Tonarella Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente del lungomare Mazzini. Fermo restando l'utilità sociale di detti interventi, ha sottolineato l'avvocato Filippo Inzirillo, dirigente provinciale di Cifa, area legale amministrativa e civile. Si deve però segnalare che la totale chiusura della via Bessarione, che è una strada molto importante per la circolazione viaria di tutta quell'area della città di Mazara, ha determinato l'isolamento privato di ogni collegamento alternativo ai cittadini che vi abitano, i quali in caso di urgenza non potrebbero nemmeno essere raggiunti da un'ambulanza o da un qualsiasi mezzo di soccorso. I danni economici causati da questi disagi, ha aggiunto l'avvocato Inzirillo, hanno aggravato la già precaria situazione economica generale a causa dell'attuale pandemia di questi esercenti che hanno firmato il documento attraverso il quale si è richiesto un incontro con il sindaco Quinci. Avviare una campagna di vaccinazione di massa sull'intera popolazione residente delle isole minori della Sicilia. La proposta è emersa ieri nel corso della riunione tra l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto e il coordinamento dei sindaci delle isole minori della Sicilia. Durante la riunione, che si è tenuta in modalità web, alla quale ha partecipato anche la dirigente generale Margherita Rizza, sono intervenuti tra gli altri i sindaci Martello di Lampedusa, Francesco Forgione di Favignana e Vincenzo Campo di Pantelleria. I sindaci hanno sottolineato come le isole minori vivano principalmente di turismo e una campagna di vaccinazione sulla popolazione residente in grado di rendere quei territori COVID free favorirebbe l'arrivo di visitatori. In questo modo diminuirebbero inoltre i rischi per la salute pubblica legati alle caratteristiche delle strutture sanitarie presenti sulle isole, nella maggior parte dei casi inadeguati alle terapie Covid. Apprezziamo l'impegno dell'assessore Zambuto, dicono i sindaci, che ha assicurato di farsi promotore di questa richiesta nei confronti sia del Ministero che dell'assessorato regionale alla salute. Ed è al via la prenotazione in Sicilia per la vaccinazione dei docenti. Sentiamo.
Al via da ieri le prenotazioni per i vaccini del personale docente e non docente, under 55 delle scuole statali siciliane, i cui nominativi sono stati comunicati alla Regione dai ministeri competenti. Le procedure sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80. I cittadini dell'attuale target scolastico possono accedere infatti alla piattaforma della struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane o mediante il portale Sicilia coronavirus.it. Oltre alla modalità online è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane, che da ieri possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate. Nei prossimi giorni, una volta completato l'allineamento dei dati forniti dai ministeri, il servizio sarà esteso al restante personale dell'intero mondo scolastico, asili comunali, scuole regionali, enti, scuole paritarie, fino alla classe 1956 compresa. Verrà quindi allargato il target anagrafico di riferimento, come disposto dalle nuove normative nazionali per il vaccino AstraZeneca, ovvero cittadini dai 18 ai 65 anni. Il Consiglio Comunale di Alcamo è convocato in videoconferenza in seduta ordinaria per il 1 marzo alle ore 19. All'ordine del giorno il riconoscimento di un debito fuori bilancio e una mozione in trattazione e anche alcune interrogazioni. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Il comando militare dell'esercito in Sicilia continua il ciclo di videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione a favore degli studenti della provincia di Trapani. Dall'inizio dell'anno scolastico il nucleo infoteam dei fanti piumati trapanesi ha raggiunto 24 istituti superiori per un totale di circa 1.400 studenti delle ultime classi. In particolare il personale militare specializzato in Infoteam in modalità online ha incontrato nel mese di febbraio gli istituti scolastici Ferro e Almayer di Alcamo, il liceo Adria Ballatore di Mazzara, l'istituto Cipolla Pantaleo Gentile di Castelvetrano. Le attività promozionali proseguiranno per tutto l'anno scolastico secondo un calendario prestabilito dai reparti isolani di concerto con il comando militare dell'esercito in Sicilia. Da anni si parla della necessità di una moderna linea ferroviaria tra Agrigento e Trapani, due province uniche in Italia a non essere collegate tra loro dalla rete ferroviaria. A riproporre il problema è oggi un comitato che ha inoltrato una lettera pubblica al Ministero dei Trasporti e alla Regione perché al riguardo vengano utilizzate le misure previste dal Recovery Plan. La lettera è stata sottoscritta tra gli altri da sindaci dell'Agrigento, da vari enti e associazioni di Trapani e Agrigento. Tra i firmatari c'è anche il presidente di Legambiente Circolo Fatamorgana di Mazzara, Francesco Sferlazzo, che abbiamo sentito oggi telefonicamente. Un problema che si trascina ormai da decenni e decenni, la tratta, una linea ferroviaria moderna Trapani e Agrigento, un problema che adesso torna di attualità con questo comitato. Siamo stati invitati a partecipare, intanto a sostenere questo comitato che si è creato in qualche settimana fa, e da parte nostra come associazione Legambiente è come sfondare una porta aperta, perché sarebbe indubbiamente riprendere un discorso lasciato in asso diversi anni fa per il rilancio turistico attraverso un mezzo ecosostenibile quale può essere una ferrovia, o il recupero di quella ferrovia che chi ha una certa età ricorda benissimo, che congiungeva Castelvetrano con Porto Empedocle, che poi proseguiva peraltro, precisiamo che era a scartamento ridotto, quindi più piccola rispetto al normale binario che viene utilizzato ancora oggi, ma la cosa bella di questa ferrovia, e il rilancio sarebbe indubbiamente notevole per tutti, è che attraversa, oltre
che costeggia in buona parte il mare, ma anche 3-4 grandi insediamenti archeologici, quali Selinunte, la Scala dei Turchi, la Valle dei Templi, ed era, e ricordo anche Eraclea Minoa. Quindi meglio, sarebbe veramente qualcosa di encomiabile se si riesce a rilanciarla o a ripristinarla meglio. Ecco, io ho notato, tra l'altro, ho seguito e ho scorso quello che è l'elenco di quanti hanno sottoscritto questo appello, tanti sindaci dell'Agrigentino, tante enti, associazioni pubbliche e così via. Mancano però le firme dei sindaci della provincia di Trapani. Come mai? Ma, perché forse perché parte da Castelvetrano e va verso Sciacca. Ma farebbero bene a partecipare per un problema proprio... ma di rilancio turistico della zona, perché un treno simile, o quantomeno con queste caratteristiche, indubbiamente porta con sé, come si dice, tira anche il turismo che viene da altre parti, perché chi è a Mazara può andare verso Portempedro o Agrigento, ma chi è Agrigento può venire da queste parti. Non è, quindi l'interscambio di eventuale utenza è sottinteso, o poi diventerebbe solamente una sterile come si dice, posizione campanilistica, che io onestamente non vedo. Dobbiamo parlare con un orizzonte diverso. A questo punto facciamo un appello anche agli amministratori pubblici delle province di Trapani, perché se diano un po' da fare si facciano vivi. Ma indubbiamente questo è ora voglio ricordare che un amico che è mio carissimo amico, che purtroppo è scomparso. Se ricordi, nel 1995, credo, avuto il Zeus di Castelvetrano l'onorevole Mario Caruso, quindi veniva eletto nel collegio che interessava queste città o questi paesi, e organizzò una conferenza programmatica proprio sul rilancio di quella tratta. Lo scopo principale era il rilancio turistico, ma soprattutto di creare un nuovo sistema di visita ai siti archeologici. Quindi era come una rete, questa è un'opportunità, quindi chi non partecipa alla creazione di questa rete presumo che debba essere, come dice, tacciato di miopia strategica. E noi comunque, siccome siamo anche servizio pubblico volendo, lanciamo questo SOS ai primi cittadini della provincia di Trapani, speriamo e auguriamoci tutti quanti che raccolgano questo appello e si decidano a sottoscrivere questa lettera indirizzata al Ministero. L'assessore allo sport del Comune di Marsala, Michele Gandolfo, martedì prossimo incontrerà nei locali della sala conferenze del complesso San Pietro l'amministratore unico del Marsala Calcio. Alla stessa riunione sarà presente il vicepresidente, nonché una ridottissima rappresentanza della tifoseria marsalese. Ho convocato questo incontro per fare chiarezza sul futuro del Marsala Calcio, che sta tanto a cuore agli sportivi della nostra città, ha sottolineato l'esponente della Giunta Grillo. Siamo arrivati al termine del TG Vallo Terza Pagina. Grazie per averci seguito. Arrivederci.